le cose da fare questo fine settimana e fino al 31 marzo 2024 abbiamo ancora, come dire, il friccichio della settimana dell'arte che ci pervade, quindi parliamo di Flashback Habitat, perché inaugura, inaugurato ieri per la stampa ma oggi ufficialmente, una nuova mostra, si chiama Times Square, l'arte in piazza trascende il tempo. Ci facciamo raccontare tutto dal direttore artistico Alessandro Bulgini, che abbiamo in linea. Buongiorno, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Allora, vado? Vai, a bomba, vai! Va bene. Allora, sono uno irrequieto e si guarda intorno. Guardando le piazze auliche di Torino, sì, mi sono reso conto che comunque la stratificazione culturale è sempre presente. Quindi abbiamo la chiesa barocca e vicino una grande pubblicità, eccetera, eccetera. Certo. Da lì, andando a cogliere una frase durante un grande intervista negli anni 70 a Andy Warhol, grande maestro della pop art, certo, al quale il giornalista chiese cosa avesse trovato interessante a Firenze e il maestro gli rispose il McDonald's, no? Oh, ora se questa poteva sembrare una provocazione, in realtà non lo era, perché Warhol era una persona attentissima al proprio tempo e già percepiva, tra virgolette, non c'era il McDonald's a quel tempo a Firenze, comunque percepiva quanto la realtà oggi fosse frutto di grandissime contaminazioni. Insomma, per farla breve, cosa ho fatto? Grazie alla conoscenza di uno specialista nell'apporre lucida artista, insegne e tutto il resto, Roberto Spiccia, che ha questa ditta che fa questa cosa qui, sì, ho chiesto a lui, visto che ha un magazzino pieno di queste insegne pubblicitarie le più importanti, di prestarmene in modo che, insomma, poterle mettere a confronto con opere d'arte d'ogni tempo. Cioè, quindi praticamente cose, insegne luminose, neon, luci, sì, ecco, che dialogano, sì, con opere invece più classiche, giusto? Ok, più che dialogo entrano in frizione, una sorta di match. Cosa, ok, ho organizzato? In 16 stanze, sì, ho organizzato idealmente 16 piazze. 16 piazze dove c'è un'opera importante, molto importante, abbiamo, per dirti, rispettare proprio la frase di Warhol, una piazza d'Italia di Giorgio De Chirico messa a confronto proprio con l'insegna originale del McDonald's, no? Ecco. Sì, sì. E per cui ogni stanza offre questo confronto, questo match apparentemente dissonante, ma fa parte della nostra cultura contemporanea, no? Cioè, al quale io ho trovato, sorta, giocando, delle vicinanze, dei collegamenti, ma vorrei, mi piacerebbe di più che ogni fruitore fosse libero, certo, di giocarci da solo. È chiaro. Io sto così guardando e curiosando tra alcune foto che sono arrivate, ma sì, immagino che, insomma, dal vero e dal vivo paura, sia tutta un'altra roba. Sì, sì, 16 opere contro 16 insegne pubblicitarie, quindi 16, sì, stanze che ospiteranno, sì, questa mostra fino al 31 marzo, si potrà vedere in corso, sì, Giovanni Lanza 75 a Torino. Grazie Alessandro, è stato un piacere. È stato bello, grazie. A presto. Verremo presto, sicuramente a mecciare, a dare, insomma, il nostro voto, ecco. Esatto, grazie mille, grazie. A presto, ciao. GRP.